Buongiorno a tutti, oggi parliamo di decreto sostegni ter, nuovi contributi a fondo perduto nel 2022. Vediamo in particolar modo quelle che spettano ai commercianti al dettaglio. Diciamo che oltre appunto le discoteche, le attività proprio chiuse, vengono dati sostanzialmente, verranno dati dei contributi a fondo perduto, dovremo avere dei dettagli poi con i decreti attuativi, anche per alcune attività di commercio a dettaglio con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019. Poi ci sono anche i parchi tematici, acquari, giardini zoologici, poi ci sono le attività di organizzazione di feste e cerimonie, la ristorazione, i bar e gestione di piscine. Ecco, in pratica oggi vorrei dare un'occhiata, uno sguardo sostanzialmente ai contributi che verranno dati ai commercianti al dettaglio. È un fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio e in sostanza ci sarebbero 200 milioni di euro per l'anno 2022. Per i contributi a fondo perduto, questi nuovi appunto, spetta per una ventina di commerci al dettaglio, quindi bisogna vedere il codice Ateco, perché sono circa una ventina di codici che vengono coi interessati, e per esempio le librerie, ricordo altri tipi di commercio, diciamo che sono abbastanza variegati, quindi anche l'orologeria, articoli di gioielleria, ce ne sono parecchi, insomma, bisogna andare a vedere effettivamente se spetta il commercio in dettaglio ambulante di alcuni prodotti, insomma, bisogna andare a vedere il proprio codice Ateco e vedere se si rientra in questo. Quali sono le condizioni? Avere ammontare di ricavi riferiti al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, aver registrato una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019, quindi attenzione, bisogna guardare queste cose, e in sostanza, se ci siamo, alla differenza fra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'imposta per l'imposto 2021 e quello 2019, si applicheranno alcune percentuali a seconda dei ricavi del 2019. Per esempio, per ricavi fino a 400.000 euro, la percentuale da applicare per calcolare il contributo a fondo perduto sarà il 60% della differenza fra ammontare medio mensile 2021 e 2020. Comunque, come dicevo, dobbiamo avere poi dettagli ulteriori. Ecco, ricordo anche però che in un altro articolo del decreto ci saranno 40 milioni di euro per i contributi a fondo perduto, attenzione, che riguardano organizzazione di feste e cerimonie, coloro che svolgono attività ristoranti e attività di ristorazione mobile, forniture di pasti preparati, catering per eventi, bar, altri esercizi senza cucina e gestione di piscine. Qui vengono richiesti dei riduzioni di fatturato in buona sostanza non inferiore al 40% rispetto al 2019 e un peggioramento del reddito rispetto al 2019, diciamo confrontato fra 2021 e 2019, in misura pari o superiore al 30%. Vabbè, comunque ne parleremo ancora, perché quando saranno pubblicati i decreti attuativi sicuramente sarà mia cura informare tutti gli ascoltatori interessati di questi contributi a fondo perduto. Con questo termine il mio intervento, do appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao a tutti.